benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa delle principali attività dell'Assemblea Toscana. In primo piano quest'oggi gli obiettivi dei consiglieri in vista della ripresa dei lavori in Palazzo del Pegaso fissata per settembre. Cerchiamo di capire quali sono i temi su cui si concentreranno negli ultimi mesi del 2024. Vediamo. Ci stiamo avviando alla fine della legislatura, il programma di mandato del Presidente Gianni in larga parte lo abbiamo portato a compimento. Di fronte a noi abbiamo sicuramente due questioni molto importanti del programma di mandato da concludere. Una è il piano dell'economia circolare e il tempo dell'approvazione, ci sarà l'ultimo confronto in commissione e poi prima della fine dell'anno verrà approvato, e poi la questione relativa a Toscana Strade. Noi abbiamo di fronte a noi la necessità di chiudere il cerchio politico su questo. Dico che bisogna farlo con serietà, ascoltando tutti, ma è anche arrivato il tempo di decidere, perché io che sono un pendolare di quella strada so la fatica che si fa. Certo, ragioniamo di tutto, ragioniamo su come tenere in piedi questa società, ragioniamo sul pedaggio. Quello che ho detto al Presidente Gianni lo ridico qui: se pedaggio selettivo deve essere per i camion e per chi lo usa come transito, quelle risorse devono servire in maniera chiara per realizzare la terza corsia o realizzare la corsia d'emergenza. Non basta solo la manutenzione per quel tipo di arteria. Abbiamo poi il piano sanitario e sociale, è stata fatta la comunicazione da parte dell'assessore Bezzini, ma credo che anche da questo punto di vista l'attuazione della sanità territoriale, cioè la programmazione per quanto riguarda gli interventi che saranno da fare, sia quelli dal punto di vista strutturale, da quelli riguardanti la tecnologia, soprattutto l'organizzazione, meritano la massima attenzione, perché stiamo parlando di uno dei temi più cari ai cittadini, vale a dire la loro salute. Avremo anche la legge sul testo unico sul turismo, anch'essa una profonda revisione della legge che già abbiamo, che darà una mano alle amministrazioni comunali per quanto riguarda la gestione di un'attività importante come quella del turismo, legata anche alla vivibilità dei centri storici e alla mancata perdita di quelle che sono le funzioni tradizionali che comunque soprattutto nelle nostre città d'arte noi vorremmo che possano rimanere. Accanto a questo avremo altri argomenti come la modifica della legge 40 a seguito degli stati generali della salute. Abbiamo dato delle indicazioni precise sulle quali la Giunta ha lavorato e a breve arriveranno anch'esse all'attenzione del Consiglio. Beh, a settembre ripartiremo con un nuovo vigore, quello chiaramente che ci accompagna nell'ultimo anno di mandato. È chiaro che tutte le posizioni che assumeremo come Fratelli d'Italia, ma le assumeremo sicuramente, chiaramente anche come centrodestra e oltre il centrodestra anche come tutto quel contenitore che si fa alternativa al governo del Partito Democratico, per tutte quelle che sono le prime partite subito al rientro dalla pausa di agosto, quindi penso al piano dei rifiuti, penso a Toscana Strade, penso al piano sanitario, penso alla legge sul turismo, faremo in modo che non soltanto ci sia la possibilità, chiaramente speriamo anche dal punto di vista pratico, di poter precisare quello che è il nostro punto di vista, ma trasformare poi questo punto di vista in quella che sarà l'alternativa progettuale di governo per la Regione Toscana alla prossima scadenza elettorale. Sicuramente il tema della sanità, l'informativa che è arrivata la scorsa settimana, e quindi il piano socio-sanitario sarà un tema centrale anche nel prossimo anno. Però pensiamo anche alle infrastrutture, a quella proposta accelerata da parte del Presidente Gianni che si chiama Toscana Strade, su cui saremo pronti a confrontarci, a dibattere, ad esprimere le nostre posizioni.
Penso al piano dei rifiuti, quindi al tutto il tema ambientale che abbiamo avvertito partendo anche dall'inchiesta CHEO e quindi da tutto quello che è il rifiuto speciale, ma anche a tutto quello che è il rifiuto solido urbano e imprenditoriale della Toscana, quindi un piano dei rifiuti che ci vedrà a settembre pronti a dibattere sull'aula di consiglio regionale ed esprimere le nostre posizioni in contrapposizione anche con il Partito Democratico sul tema dei rifiuti. E poi l'ultimo tema che a noi sta particolarmente a cuore è sicuramente quello dell'acqua, quindi quanto noi riteniamo importante il tema dell'acqua, che debba stare fuori da quel processo iniziato dal PD sul tema della multi-utility, e quindi quanto noi ci batteremo affinché l'acqua non faccia parte di quel processo di unione sul tema rifiuti e sul tema energia. A settembre il Consiglio regionale dovrà dimostrare di essere in grado di approvare il piano dei rifiuti, credo che sarà la priorità più importante passata la pausa estiva. Nel contempo una nuova sessione di bilancio, una variazione importante, il DEFR, ma soprattutto la dimostrazione che quello che stavamo dicendo a inizio anno, del fatto che l'incremento delle tasse si poteva evitare, si possono quindi eliminare gli incrementi dell'addizionale IRPEF, perché la sentenza della Corte Costituzionale dà ragione al nostro punto di vista. Siamo convinti che serve trovare quelle risorse riscuotendo quei crediti, quindi avremo una stagione importante che nel contempo ci vedrà impegnati per fare in modo che anche alcuni grandi investimenti infrastrutturali prendano corpo da qui a fine anno, non soltanto nei collegamenti ferroviari ma anche stradali, quindi una stagione interessante, importante, e anche un aggiornamento su quello che sarà il quadro del sistema sanitario toscano per erogare nell'ultimo anno migliori servizi, diminuire le liste d'attesa e soprattutto aumentare il livello qualitativo dei servizi che eroghiamo. I pilastri su cui organizzare questo scorcio di legislatura rimangono quelli con cui l'abbiamo iniziata, perché continuano a essere imperativi nella nostra agenda: il lavoro, la tutela soprattutto del lavoro e della dignità del lavoro, la sanità, che è sempre più un problema soprattutto dal punto di vista economico piuttosto che un diritto, e l'ambiente, che è fortemente collegato alla qualità della nostra vita. A questi si allaccia poi il problema della multi-utility, di cui non vogliamo la quotazione in borsa, di una sanità territoriale che va recuperata e ripresa, e il problema di tutti quei servizi che devono essere resi alle persone, a partire dalle infrastrutture e tutto ciò che riguarda appunto la qualità della vita. Credo che siamo arrivati a un momento di svolta per quanto riguarda anche il programma, la programmazione strutturale europea, e dobbiamo cercare di guardare appunto all'Unione Europea come un'opportunità di sviluppo di nuove strategie dal punto di vista della sanità, del lavoro e del recupero dell'ambiente, che diventa fondamentale in questa fase storica in cui la lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento è decisivo sotto tutti i profili, anche quello economico. Faremo tutta una serie di incontri e continueremo a lavorare ancora sui temi che riguardano la regione toscana. Penso ai siti produttivi, penso ai distretti industriali, penso al tema della grande crisi che vive la provincia di Firenze con le industrie della moda e della pelle e del calzaturiero, penso al tema delle infrastrutture. Faremo nel periodo estivo una raccolta firme contro la FIPLI a pagamento. Ecco, riprenderemo dopo la pausa estiva del Consiglio regionale partendo da le questioni fondamentali, prima fra tutte la sanità. Siamo convinti che occorre fare un'accelerazione, dobbiamo snellire le liste d'attesa. I dati dimostrano che la Toscana è maglia nera per quanto riguarda le liste d'attesa, è maglia nera per quanto riguarda la diagnostica. Ecco, tutta una serie di iniziative come Forza Italia metteremo in campo alla ripresa di settembre, e naturalmente che ci porteranno alle elezioni regionali del 2025, pronti come centrodestra a vincere questa regione mettendo in campo il candidato migliore. Ritengo che questo mese di agosto possa essere per me e il mio gruppo punto di analisi e di studio per quelle che sono i mali della sanità che ci scontriamo e si scontrano gli utenti quotidianamente: liste di attesa, grandi situazioni di problemi al pronto soccorso, medicina territoriale che non funziona. Io più volte ho impostato i miei atti su un cambiamento di prospettiva. Io sono convinto che noi di centrodestra non è che faremmo meglio del centrosinistra agli stessi parametri, però noi abbiamo la forza di poter cambiare le cose. D'altra parte 50 anni di centrosinistra hanno portato a questi esiti, per cui vogliamo cambiare, e per cambiare dobbiamo avere parametri diversi.
Nel frattempo, in questi giorni, il Consiglio regionale della Toscana ha presentato la propria campagna social proprio per promuovere le bellezze del territorio della nostra regione. E allora, con l'hashtag Toscana Contemporanea, andiamo a vedere quali sono gli obiettivi da raggiungere. La street art, le sculture e le installazioni diffuse nel territorio e inserite nel paesaggio. È questo il filo conduttore di Toscana Contemporanea, la campagna social promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, presentata in Palazzo del Pegaso. L'obiettivo è quello di far conoscere le opere di arte contemporanea, declinate in tutte le sue forme, ai cittadini toscani, ma anche ai tanti turisti italiani e stranieri che visitano la regione. La collaborazione va avanti ormai da 3 anni, quest'anno il tema è l'arte contemporanea e Fondazione accompagna il Consiglio come su tante altre attività, ma questa con particolare interesse perché l'arte contemporanea è molto diffusa in Toscana, dalle grandi città ai piccoli borghi, ci sono opere anche nella campagna, quindi la campagna di fotografica rappresenta bene questa diffusione. Poi accompagneremo con tutti i sistemi di comunicazione, quindi dei video, dei reel, e dei format informativi su tutti i nostri sistemi, quindi non solo quelli a fini turistici come Visitascani, ma anche quelli proprio a fini informativi e comunicativi con la redazione di In Toscana e tutti gli strumenti social e la redazione del Consiglio. Accompagneremo questa manifestazione che serve a far vedere come la diffusione dell'arte contemporanea coniuga bene l'identità della Toscana fra antico, storia, cultura, radicamento e al contempo la contemporaneità, che coniuga l'identità toscana in maniera innovativa. Parliamo anche di eventi e ricorrenze in Toscana, in particolare con il Birrantology Festival di Sinalunga. È tutto pronto per la manifestazione che è stata presentata in Palazzo del Pegaso. Un concept festival che ruota attorno al concetto di extravaganza, ovvero un comportamento bizzarro e fuori dal normale che esce dai confini della consuetudine. È il Birrantology di Sinalunga, in programma dal 23 al 25 agosto all'interno del Parco Comunale dell'Uccelliera, nella parte alta del paesino medievale di Scrofiano. L'evento presentato in Palazzo del Pegaso accompagna in un percorso alla scoperta delle sottoculture, unendo la ricerca musicale all'immaginario visivo, lo street food di qualità ai libri e fumetti di generi meno conosciuti. Questa manifestazione è un fiore all'occhiello del nostro comune, perché è stata innanzitutto pensata da un gruppo di giovani che avevano la volontà di promuovere stili musicali diversi e cultura musicale anche, associata alla produzione e alla valorizzazione di birre locali. È un festival basato sul libro, un concept festival che nasce da un processo artistico e creativo che ha portato nel 2019 la stesura di un libro. In questo libro viene documentata l'esperienza dei ragazzi del collettivo che gestisce l'organizzazione e vengono, tramite un racconto fantastico, create delle 3 divinità che rappresentano 3 atmosfere che vengono sul palco le sere del festival. Vediamo il venerdì una serata più che altro a synthwave, il sabato una serata dedicata al gothic rock e la domenica dedicata al punk rock. Cerchiamo di riportare all'interno del parco l'atmosfera del festival che descriviamo attraverso le divinità che sono descritte nel libro. Con questo è davvero tutto per la puntata odierna della Voce del Consiglio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.